alzi la testa e domandi è qui che bisogna stare, e qualcuno ti punta il dito dicendo è suo, e tu dici cos'è mio, e qualcun altro dice allora cos'è, e tu dici oh mio Dio sono qui tutto solo. Ma sai qualcosa che sta succedendo, ma non sai cosa sia, do you Mr. Jones? Esibisci il biglietto e vai a vedere il tipo strano che subito viene verso di te quando ti sente parlare, e domande come si sente ad essere così strambi, e tu dici impossibile mentre ti porge un osso. E qui qualcosa sta succedendo, ma non sai cosa sia. Do you, Mr. Jones? Hai molti contatti su Facebook per avere informazione quando qualcuno attacca la tua immaginazione, ma nessuno ha alcun rispetto, e comunque tutti si aspettano che tu versi un assegno detraibile alla tassa e qualcuna organizzazione di beneficenza. Sei stato con i professori e allora piaceva il tuo aspetto, con grandi uomini di legge hai discusso di lebbrosi e imbroglioni, hai letto tutti i libri di F. Scott Fitzgerald, sei un uomo di cultura, lo sanno tutti, però qui qualcosa sta succedendo, ma non sai cosa sia. Do you, Mr. Jones? Il mangiatore di spada viene verso di te e poi si inginocchia, fa il segno della croce, poi batte i suoi tacchi alti, e senza avvertirti ti chiedi come ti senti, e dici eccoti la gola indietro, grazie per il prestito. E qui sta succedendo qualcosa, ma non sai cosa sia. Do you, Mr. Jones? Non vedi il nano con un occhio solo gridare la parola ora, e dice per quale motivo, lui dice come, e tu dici cosa significa tutto questo, e lui ti urla sei una vacca, dammi del latte oppure tornati a casa. E tu sai che qualcosa sta succedendo, ma non sai cosa sia. Do you, Mr. Jones? Do you, Mr. Jones? Entri nella stanza come un cammello e poi tieni il broncio, ti metti gli occhi in tasca e il naso sul pavimento. Dovrebbe esserci una legge che ti impedisca di andare in giro. Dovrebbero farti indossare gli auricolari. Perché qui sta succedendo qualcosa, ma non sai cosa sia. Do you, Mr. Jones? Devo dire, scusatemi, ministro della felicità.
felicità. È stata la felicità. La sua migliore interpretazione stasera. Il cappello. Mentre cantavi, recitavi, ci dici questo premio Nobel di letteratura chi era? Ah, Bob Dylan! Bob Dylan! Bob Dylan! Mentre recitavi Bob Dylan... Ballato dell'uomo sottile. E quando suonavi e cantavi Bob Dylan, io pensavo, come mai Marilu ancora non mi avesse lasciato? Grande esperienza. La Facebook.